Ben ritrovati, buon giovedì, pensate di esservi liberati di noi, e invece no, dopo la pausa di Ferragosto torniamo con l'appuntamento numero 25 di Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. In realtà faremo una sorta di recap di tutto quanto è accaduto e che non vi abbiamo potuto raccontare perché settimana scorsa non eravamo in onda, siamo presi una settimana di vacanza per il Ferragosto, ma torniamo ovviamente da qui fino alla fine della stagione ciclistica, fino all'ultimo giovedì di ottobre, salvo ripensamenti, salvo allungamenti che però non spettano a me. Comunque lo faremo con i nostri ospiti, con voi qualora lo vogliate al 392-623-7060. Si sono stati gli europei, è iniziata la Vuelta, c'è tanto di cui parlare, è stato Capodarco, ne parleremo nella seconda parte. E non solo, come di consueto. Vi ricordo che ci potete seguire anche sulle nostre dirette Facebook, sia sulla pagina di TV6 che su quella di Velo. Eccole qua, e potete commentare se lo volete. Qui che succede? Ah, modifica la pagina, vabbè, la modifichiamo dopo. Va bene, ovviamente. Come di consueto presento gli ospiti, inevitabilmente direi, avverbio è... E di prassi, di prammatica, l'ideatore della trasmissione. Ti viene da ridere quasi. Sì, perché sai dove voglio arrivare, perché oggi in maglia rossa e Evenepoel, e non posso dire che non me lo aspettavo, e poi spiegheremo perché. Luciano Robottini, ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Ok, poi vi mostreremo anche le prove del fatto che tutto sommato io potevo anche saperlo, che alla fine Evenepoel, anche se manca ancora tanto per la fine della Vuelta, però che sarebbe andato forte alla Vuelta di Spagna. Al tuo fianco, ritrovo con piacere, Stefano Giuliani, ciao Stefano. Buonasera, ben ritrovati. Sei tornato in Italia, spedizione positiva, possiamo dirlo? È positiva. Quasi, quasi. No, molto bene. Invece del perché non ci sono più ciclisti in Italia ne parleremo, questo è da scherzo. No, Riccardo Magrini, ciao Riccardo, ben ritrovato. No, non parleremo del perché non ci sono ciclisti in Italia, stasera parliamo di tutt'altro. Mi vuoi far arrabbiare subito, buonasera a tutti. Appunto, ciao, ben ritrovato, passato bene il Ferragosto? Sì, direi molto bene queste vacanze, mi siete mancati molto. Anche tu. E adesso abbiamo ripreso le telecronache con la Vuelta, abbiamo fatto gli europei, come penso abbiate seguito, e sì, quindi siamo ritornati in formissima, anche perché sto andando in bicicletta e c'ho il fagiano qua, come potete vedere. Eh sì. Però Riccardo, il pubblico di Velo abruzzese ti vuole senza barba, mi hanno chiamato in tanto. Veramente? Sì, sì, sì. Ti hanno chiamato senza barba? Dipende, Luciano, dipende, perché se il popolo femminile è un conto. Ah, è un conto. Perché il popolo femminile invece mi dicono che risulto più interessante. È un non so che di wild, di selvaggio, quindi può dar, è probabile... Che al pubblico me la faccio diventare così. Così. Cioè, proprio... Se invece il pubblico femminile dovesse insistere e chiedere di tagliare la barba, durante la pubblicità vai a raderti. Non credo, perché è troppo folta, non ce la farei. Va bene. Noi siamo per andare in pubblicità, questa è l'anteprima, però vi lascio prima di andare in pubblicità con una cosa che dopo di cui discuteremo. Visto che abbiamo parlato in queste settimane del fatto che magari questo è uno sport che spesso e volentieri non trova grandissimo risalto sui grandi organi di informazione, vediamo un po' la prima pagina di Marca, se non erro, Maurizio, che saluto già in regia. 121 tappe di grandi giri dopo, Marca, che è un quotidiano sportivo spagnolo, madrileno, è la casa del Madrid più che del Barça. Però come vedete le probabili avversarie di Champions sono in alto piccole, e invece la vittoria di Soler prende tutta la pagina, vittoria spagnola dopo 121 tappe di grandi giri in cui la Spagna non andava a segno, lo ha fatto con Marc Soler, oggi ci è andata vicina anche con Enric Mas, però insomma questo è uno spunto già che vi do, perché poi torniamo, questa è l'anteprima, ci fermiamo, torniamo tra poco con Velo numero 25.
I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making hits, dog. Like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stepping, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with a friend's new. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Di nuovo buona serata, ben ritrovati con Velo numero 25, Vuelta ma anche europei, perché come detto causa la pausa di Ferragosto non siamo riusciti ad analizzare il successo di Fabio Jakobsen a Monaco di Baviera. Mi fa particolarmente piacere, un po' perché è il riscatto di un corridore che ha avuto un terribile incidente, un po' perché poi sostanzialmente porta un cognome che mi sa molto di familiare, quindi è inevitabile che se non avesse vinto l'Italia facevo il tifo per Jakobsen. Tutto come previsto, Riccardo, insomma arrivo in volata e vince probabilmente quello che è lo sprinter più forte. Lui, Merlier, Demar, insomma sono stati loro che si sono giocati la vittoria finale. Sì, in questa prova sicuramente sì. Qui vediamo le immagini del disastro che ha combinato la nazionale italiana, soprattutto sì. Il disastro che ha combinato Guarnieri, non me ne voglia, ma d'altronde se ha sbagliato, ha sbagliato. E poi un grandissimo Van Poppel che ha lanciato Jakobsen in maniera bellissima, qui era a ruota ancora, fa ancora la volata e poi Jakobsen sistema la faccenda da par suo. È stato un campionato europeo noioso, non mi è piaciuto assolutamente, anche se sapevamo che doveva arrivare in volata, però non ci sono stati momenti così di eccitazione in corsa. Qua vediamo ancora, grazie alla regia, grazie a Maurizio che ci fa vedere la situazione. Qua non si sono capiti Trentin e Ganna, perché io poi ho parlato con Filippo e Filippo mi ha detto Guarnieri non mi è venuto dietro perché probabilmente non si sono capiti. Io avevo ancora almeno una decina, cioè io lo portavo ai 400 metri e poi dopo da 400 metri poteva sviluppare la sua qualità per portare fuori Viviani che aveva ruota da Inese. Ma io sinceramente ora lì ci sono due miei ex compagni di squadra, compagni cioè di corse, di avventura di corse di una volta, per carità,
però mi sembra che abbiano fatto veramente voglia di ridere. È una volata che cioè non puoi fare una roba così, abbiamo fatto tutto bene. Oh, e dire Riccardo, noi 2 settimane fa, perdonami se ti interrompo, ci eravamo lasciati dicendoci probabilmente non abbiamo la punta ma abbiamo il treno migliore di tutti. Poi è vero che ci manca lo Jakobsen, il Merlier, il De Mar, però abbiamo una squadra che quantomeno ai meno X metri porta il treno migliore. Invece l'abbiamo sostenuto, no, l'abbiamo sostenuto tante volte in diretta, perché noi abbiamo fatto praticamente la telecronaca integrale e mi erano piaciuti anche in qualche maniera l'atteggiamento che aveva avuto la squadra. Mi era sembrata un atteggiamento giusto, perché non eravamo noi che dovevamo proporci in azioni di recupero, di ricucimento di eventuali situazioni che avvenivano durante la corsa, di fughe. Quindi loro stavano in fondo, l'importante è stessero insieme, e poi sono venuti al momento fuori, al momento giusto, sì. Proprio perfetti, sì. Solo che hanno fatto un disastro, perché lì non puoi fare quella roba lì, c'è da dire quello, l'ho detto subito in diretta, non ho detto disastro ma ho detto un'altra parola, non mi ricordo come, un pochino più dolce, perché fondamentalmente da italiano dispiace, però qua lo vediamo, Trentin davanti, e secondo me forse era giusto anche così. Ma guarda, Trentin si sposta sulla destra, poi a un certo punto fa per dare il cambio a Ganna, Guarnieri si volta per vedere se ha ancora Viviani a ruota, e ce l'ha. Qui a un certo punto si abbassano tutte e due il capo e Guarnieri non aspetta Ganna, ma anticipa, fa 20 metri e si scansa, perché arrivavano i belgi a doppia e quindi ha un po' praticamente anticipato, distruggendo il treno in 25 sì. metri si è perso due Vero. Elementi che potevano portare Viviani a fare un piazzamento. Non è che vinceva, ve lo dico subito, secondo me non poteva vincere con questi qua. Van Poppel, da par suo, che alza le braccia al cielo dietro, ha portato Jakobsen fino a 100 metri dall'arrivo, quindi è stata una volata, secondo me, sbagliata da parte nostra. Eh sì, perché poi Luciano ha ragione, Riccardo, quando poi voglio anche il parere di Stefano. La cosa che, riguardando queste immagini, che poi sono l'attimo cruciale di questi campionati europei, si vede il treno azzurro che è molto ben disegnato, si è messo molto bene, poi in pochi metri si sfarina in maniera incomprensibile. Cioè, uno vede queste immagini e dice, vabbè, sembra il treno di Zolder. Però okay? Già qui in queste immagini probabilmente era Filippo che doveva partire, perché si accorgeva che Trentin stava decelerando. Invece lui si sposta sul lato destro, probabilmente se si sposta nel lato sinistro riesce a fare quella trenata dai 150 a 200 metri ancora. Però c'è stato questo errore tattico. E poi la volata, Viviani ha cercato di fare tutto quello che poteva fare, ma davanti a velocisti così interessanti, l'avevamo detto, questo sì. A me questo europeo non ha detto niente, perché il percorso era quasi insignificante, sì. E poi è una rassegna questa che ancora non prende quell'importanza che effettivamente ha altre prove. Non so se, siccome era inserita all'interno di un campionato europeo di multidisciplina, se questa cosa un po' ha giovato o un po' ha posto in secondo piano l'appuntamento europeo su strada. Cioè, prima era un appuntamento unico, adesso era inserito all'interno di un programma enorme di tantissimi sport e tantissime discipline. Forse ma, anche questo è stato vabbè, anche negli anni passati, una rassegna che ha poco più di 10 anni, se non vado errato, non c'è quell'interesse che può avere una grande classica o un mondiale, assolutamente, siamo ancora lontano da quel tipo di interesse. Però effettivamente poi su un percorso
troppo banale per un ciclismo professionistico che obiettivamente non ti permetteva anche una fase tattica diversa di arrivo in volata, perché noi avevamo detto alla vigilia di questa prova che il nostro commissario tecnico poteva anche provare probabilmente delle soluzioni tattiche un po' più interessanti, cercare di evitare appunto questa volata che era un po' scontata. Però su un percorso così banale, con una velocità così alta, non c'è stato proprio spazio per poter, inventarsi qualcosa di più interessante. Quindi siamo usciti da questa prova veramente un po' delusi, però questo errore tecnico ci può stare, però vogliamo che Bennati, il commissario tecnico, analizzi bene questo errore, anche perché il prossimo campionato del mondo non è che sul percorso varierà di poco, quindi ci vorrà corridori che siano veloci, corridori che siano capaci di tirare volate molto più interessanti di quello che abbiamo visto all'Europeo. Quindi va bene, accantoniamo pure questa prova europea con un po' di amarezza, però può essere di insegnamento. Sì, può essere di insegnamento, e l'interesse su questa prova, dal mio punto di vista, ancora è lontano da quell'interesse di una grande classe. Certo. E sono d'accordo, scusami Jacopo, se fosse possibile, Maurizio è molto bravo, stoppare il momento cruciale, perché Luciano ha fatto un'osservazione giusta, perché dice doveva essere Ganna, però c'è un piccolo però: se si possono rivedere le immagini, stopparle nel momento in cui Trentin si sposta. Trentin è davanti ancora, rallenta un po'. Guarda, aspetta, vedere, a un certo punto vai avanti, grazie Maurizio, fermati, si volta Guarnieri per vedere se c'è. Guarnieri è il terzo, lo diciamo. Guarnieri è il terzo, a ruota sua c'è, bravissimo Maurizio. Stai a vedere, ecco, guarda, qui Ganna abbassa la testa, quindi se vedi la bicicletta com'è posizionata, è ancora a ruota di Trentin. Vai avanti un attimo, e qui a un certo punto lui vai avanti, Trentin si sposta sulla sinistra, sì, e a un certo punto intralcia anche un'azione di Ganna, perché non sa a un certo punto dove andare a quel punto, perché qui è giusto che debba partire Ganna. Ora a un certo punto abbassa la testa ancora Guarnieri, che vuole vedere ancora se Viviani è alla sua ruota, e nel frattempo Ganna, quando nel momento di rilanciare si trova proprio a ruota di Trentin, in questo momento arrivano i belgi, e questa è la fase importante, perché arrivando i belgi cosa succede? Guarnieri si impaurisce, guarda che sposta la bicicletta, guarda, già sposta la bicicletta e anticipa, perché Guarnieri va, invece di rimanere a ruota di Ganna che stava per partire, lo anticipa. Guarda, vedi che già a metà bicicletta, perché stanno arrivando i belgi, e quindi mette nell'impossibilità Ganna di partire. Si rivolta ancora Guarnieri, Ganna si sposta a quel punto lì, perché dice: che fai, mi anticipi, ormai non posso fare più niente. Te lo dico questo perché io ho parlato con Filippo, e Filippo mi ha detto proprio queste cose, si vedono proprio da queste immagini. Grazie Maurizio, come al solito sei spettacolare, e quindi ha inibito l'azione di Ganna, perché si era impaurito dell'arrivo dei belgi, e qui a un certo punto, quando i belgi lo passano, si toglie e dice: arrangiati te Viviani, buttati magari a ruota dei belgi e fai meglio sicuramente. Ecco com'è andata, però è un errore clamoroso, non esiste, perché si vede proprio che Guarnieri a un certo punto, quando arrivano, guarda, cioè praticamente qui sembra che Ganna si è spostato a destra, come per dire: ma vaffa, dai,
E hanno, tu sei troppo buono, Luciano. Questo è un errore gravissimo e non c'entra nulla naturalmente Bennati, perché Bennati aveva preparato questa è un cosa. Un po' come un difensore che fa autogol, allenatore, cosa c'entra? Certo, e qui a un certo punto, proprio quando vede arrivare i belgi, inibisce l'azione di Ganna. Tant'è vero che Ganna, se guarda prima. Sono tutte sfumature, ragazzi. Guarda prima Guarnieri e poi si volta a destra verso il pubblico e per dire. Ok. Stefano, voglio il tuo parere. Quanto ti avrebbe fatto arrabbiare? E se insomma sei d'accordo con cioè su, a me, con quale le, qual è la tua allora, io non l'ho visto con chi l'europeo. Sei d'accordo? Perché qui stiamo parlando evidentemente di un errore. Siamo in quattro, siamo d'accordo. Allora. Io non ho visto l'europeo, ma l'ho visto adesso, quindi in maniera settica, okay. Non me ne voglia il magro non me ne volere, ma l'ha sbagliato Ganna, alla grande, perché non può vedere i belgi che arrivano e Guarnieri si è trovato scoperto e là c'è stata la frittata, perché se Ganna tira dritto con Guarnieri a ruota, Viviani fa un'altra volata. E sai perché? Perché il giorno dopo questo qua ha fatto una giornata di stress e ha vinto una medaglia in pista. Quella è anche rabbia, sera, tu hai fatto sera, il corridore la sera stessa, quindi ce n'aveva, non dico che vinceva, però a me non me ne voglia Ganna nessuno, ma io so così, cioè io mi ho visto tre volte la volata, Ganna ha sbagliato, perché ha cambiato proprio traiettoria e Guarnieri è rimasto scoperto, non può vedere il treno belga da là, come si fa a vedere? Secondo me a 60 Ganna all'ora. Deve partire a sinistra, cioè è andato dietro a Trentino o non ce la faceva . E si è spostato. Però chi ha sbagliato Ganna. Mio modesto Stefano, parere. Stefano, guarda la bicicletta di Guarnieri che affianca. Sì, però Ganna non ha continuato il treno. Si è spostato capito, ma Ganna, quindi l'errore è quello. Sì, ma Ganna non poteva partire perché se te guardi Guarnieri che a un certo punto lo anticipa perché è rimasto scoperto, magro, guarda là. Sì che è rimasto scoperto, ma c'è voluto andare lui a scoprirsi, qua è andato a scoprirsi lui, perché Ganna quando lo guarda, che a un certo punto è andato a scoprirsi, comunque la frittata è la frittata. Sì, comunque, no, ma si fa per dire, ma se Ganna momento, tira forte, Guarnieri rimane coperto, evidentemente o non ne aveva. E si è spostato, perché in genere si fa così quando non ne hai. Si può dire, ma pure se Ganna poi ha vinto va fortissimo, però l'ha sbagliato qui Ganna. Ci scrivo, non è un errore grave, se solo mancazzi di fiducia su Viviani, sapevano che in nessun no, caso avrebbe non vinto. È quello, ma non questo è quello che ci scrivono da casa. Noi stiamo parlando del treno, Ganna non non ne aveva o ha sbagliato lui, perché se tu sei in traiettoria, Guarnieri rimane a ruota, invece lui si è spostato Trentino, si è spostato pure lui, come se uno che non ce la fa o ha perso l'attimo. Io la vedo così, okay. Poi. Ok, la parte più bella, siamo d'accordo che ad un certo punto, quando la frittata è fatta, è Trentini che si volta prima ma a destra, poi a sinistra, dice: ma scusate, ragazzi, ma dove siete finiti tutti? Ma se si vinceva con quel treno, noi staremmo a dire che era come Cipollini quando ha vinto il mondiale. Esatto, infatti, ho avuto la stessa sensazione. Sì, dall'approccio qui. Sembrava sì. Il però guarda bene, si sposta Trentini e si sposta Ganna. No, è già Stefano. Torniamo indietro, Maurizio, è incredibile. Questa sera è bellissimo perché facevo la moviola no, e ci sono no, mai pensato. No, Magro, io ti voglio bene, ma non posso dire una cosa che non penso. Io la vedo che Ganna ha toppato, ha sbagliato. Ma vedi male, mettiti gli occhiali perché a un certo punto. Non la vedo. Allora, guarda, sposta Guarnieri, sposta ora, va a ruota, cioè, è già con la ruota dietro all'altezza di Ganna. Lo sta già appaiando. Ma uno come Ganna che c'ha un motore dalla Madonna, vede quello, continua a tirare, non ne ha in quel momento. Vabbè, è porco giù, stiamo a parlare anche uno che ti fa 5 km da solo quando ha fatto neanche 100 metri, magro. Stiamo a parlare della locomotiva umana. Questo si è spostato dietro Trentin, vuol dire che non aveva, non te lo dirà a te, ci hai parlato. Però io no, ma non è una questione, lo faccio nemico, ma se lui tira un chilometro non si scandalizza nessuno, questo non ha tirato neanche un metro, quindi è una giornata no, non ce n'aveva e Guarnieri ha fatto quello che ha potuto. Ripeto, io può darsi che mi sbaglio io, però uno come Ganna già doveva tirare da 100 metri fino a 100 metri dall'arrivo e Viviani c'era un'altra posizione. Okay. Molto probabilmente le aspettative su Ganna erano diverse, ma non erano la giornata qui ci scrivono se c'erano Cipollini o Petacchi non avrebbero sbagliato probabilmente, ma non è una questione di sbaglio, allora è una questione di gambe, raga.
Okay. Se, a quanto eri dall'arrivo là? 450. Se Gano non fa 200 metri a 60 all'ora, eh? Era anche più di 400 metri. Ma uno come Gano può fare 300-400 metri a tirare o no? Sì. Mo fa contento. No, ma cioè, tanto è inutile. Cioè, più che, non è che ti voglio far contento, Stefano. Ci sono le immagini. Cioè, se quello, perché poi oltretutto sono immagini che schiacciano, ma te l'ho detto, qui Trentino è ancora sullo sforzo, non è che si sposta per dare il cambio, si sposta oltretutto male, perché se te guardi, quell'altro passa a sinistra, cioè, poi fa un disastro Guarnieri, manco poco, butta giù tutto il circondario, comunque lasciamo stare. È andata male, speriamo che vada meglio la prossima volta. Assolutamente, assolutamente. Oh, andiamo. Abbiamo parlato dell'europeo anche troppo. Ah, ok. Torniamo sulla stretta attualità. Maurizio, mi fai vedere quella foto che ti ho mandato? Perché, insomma, la maglia rossa ce l'ha una che aveva fino a qualche anno fa una maglia viola dell'Anderlecht, eccolo qua, e che forse... Qui forse non aveva individuato molto bene lo sport da praticare. Mi dicono, le cronache raccontano, che fosse forte anche con il pallone tra i piedi. Con la bicicletta anche un po' di più. Remco Evenepoel, oggi ha vinto Vine. Tu, Luciano, c'eri, Riccardo anche. Vi ricordate il periodo del lockdown quando si diceva che chi faceva i rulli non era la stessa cosa che una corsa? Vine, che ha vinto oggi, è campione di eSports, ok? Dentro casa, con il rullo, con lo schermo, ha vinto la tappa neanche facile della Vuelta di Spagna. Un'azione, Riccardo, che non è stata una vera e proprio, non è stato un vero e proprio scatto, è stata una progressione che a me perlomeno ha entusiasmato, che però ha fatto veramente molti danni oggi, quella di Remco, eh? Beh, allora, Remco ha fatto come al solito il suo e ha distrutto il gruppo e ha guadagnato su Roglic, impressionante. Vine è partito precedentemente quando a un certo punto Masnada si è messo a tirare il gruppo. Sì. Che da 40 secondi che aveva Padun è andato a 1:10. Ora io gli voglio bene a Masnada, ma Masnada non era in grado di poter sostenere un'andatura più veloce. Di fatto si sono avvantaggiati Buitrago, Vine e ora non mi ricordo l'altro chi era. Vine è andato via 4-4 e è rimasto da solo al comando, cioè da solo, davanti c'era ancora Padun. A un certo punto c'è stato un attimo di impasse, non sapevano bene cosa fare. È partito Simon Yates con uno scatto prorompente, ha fatto la prima azione e poi Evenepoel li ha distrutti, ragazzi. Sì, sì, sì. Li ha distrutti. E qui vado su quello che diceva prima Stefano. Le gambe erano quelle lì, cioè, solo che le gambe ce l'ha avute. Vine per primo perché ha vinto la tappa. Evenepoel, Mas e Ayuso, gli altri sottotono, tant'è vero, metti pure la giornata brutta, l'acqua, tutto quello che vuoi, però oggi Evenepoel ha fatto un numero, il numero maggiore l'ha fatto Vine, perché non gli hanno recuperato niente, sono arrivati a 15 secondi e sì, li hanno recuperato, però avevano tutto il tempo per andargli addosso. Mas non ha tirato un metro, è sempre stato attaccato a Evenepoel perché aveva un ritmo indiavolato, però è stata una bella tappa perché comunque, a parte quello che si è visto, sì, alla fine non si vedeva granché, purtroppo. Ma Mas, secondo te qualcosa poteva aiutarlo Evenepoel? Non ce la faceva, Jacopo, cioè, il problema è anche quello, se andava davanti a dargli una mano magari lo portava indietro. Cioè Evenepoel, quando fa quelle cose lì, è un rullo compressore, l'abbiamo visto a San Sebastian l'ultima volta, alla 10 Baston 10, dove ha vinto sempre così. Gli è andata bene a Colbrelli all'europeo dello scorso anno, perché
detto da Sonny, sì, perché non gli è scattato mai. Se mi scatta una volta mi lascia lì, e invece lui è andato sempre di progressione. Sonny ha stretto i denti fino alla mano e poi dopo lo ha battuto in volata, però è così, e Venepool è così. Però va forte, ragazzi. Caspita, forte. Vi faccio vedere una cosa. Queste sono le immagini, quello che si vede oggi dell'arrivo. D'altronde il tempo era quello che era, ma d'altronde già dalla penultima salita, insomma, c'era pioggia, insomma, maltempo. E adesso non mi crederete, però questo è un messaggio che vi faccio vedere, datato mercoledì 17 agosto. Potrete non credermi, però ecco qua. La Vuelta la vince Venepool, giocati 100 euro, mi scrive, io faccio 10, beh 100 non le ho, ma 10 ce le butto, ormai visto Vingegaard mi fido a prescindere. L'hai scritto il 17 agosto, come mai? Beh, come mai? Vabbè, non è detto che tu ci prenda, però ultimamente, adesso no, devo... diciamo che avevo molta fiducia, anche se... La giornata di oggi me l'aspettavo magari più in là, anche perché ho visto questa prima settimana di Vuelta molto interessante, la vittoria alla quarta tappa di Roglic, la bellissima cronoprologo della Jumbo. Però tatticamente io ritengo che questi sono corridori che di testa ne adoperano ben poca. Questi hanno la gamba, menano e poi magari controllano dopo, dici. Per esempio, un Roglic aspetterei a vincere alla quarta tappa, un Evenepoel aspetterei a fare un grande numero come ha fatto oggi alla sesta tappa, capito? Ciò significa che probabilmente sono diretti anche male. Perché? Perché la Vuelta è lunga, la Vuelta non pensiamo che sia finita nella giornata di oggi, anche se io ti ho detto che la Vuelta l'avrebbe vinta Evenepoel il 16 agosto, il 17 agosto, però tatticamente vedo un ciclismo diverso probabilmente dai nostri tempi, perché anche nei nostri tempi, dove c'erano dei mostri che si chiamavano Hinault, Fignon, LeMond, erano corridori che oltre ad avere una grande gamba avevano anche una grande testa, metabolizzavano bene la corsa e poi al momento giusto, invece qui si scoprono tutti, appena hanno un po' di gamba fanno il grande numero, e quello di Evenepoel di oggi giustamente è un grandissimo numero, però io avrei aspettato a farlo, avrei ancora fatto sfogare i miei avversari e poi al momento giusto avrei fatto un grande numero come lo ha fatto alla Liegi, come l'ha fatto in altre occasioni. Quindi è una Vuelta che già si sono scoperti un po' tutti. Oggi, secondo me, come ha detto Riccardo, c'è stato un grande Enric Mas che ha tenuto benissimo la ruota, sì, di Evenepoel, sì. Quindi si consacra come uno che potrebbe anche aspirare a un podio a questa Vuelta. Però da questa Vuelta ci aspettiamo ancora qualcosa di interessante, anche la prova di Hindley, per esempio. Io penso che sia un corridore che alla fine delle tre settimane possa arrivare sul podio di questa edizione della Vuelta, e se dovesse arrivare sul podio alla Vuelta dopo la vittoria del Giro sarebbe una prestazione anche da parte sua interessante. Poi il Yates, che secondo me è il classico corridore da quarto, quinto, terzo, sesto posto, il piazzato storico, per esempio, se io fossi un tecnico lo prenderei, perché mi garantisce sicuramente un piazzamento di prestigio in una grande corsa a tappe, sia la Vuelta, il Giro, il Tour. I Yates, tutti e due i fratelli, secondo me sono corridori non vincenti ma sicuramente piazzati, e nel ciclismo moderno essere piazzati in una grande prova a tappe, per l'interesse che ci sono intorno a queste squadre, è importante, e quindi ci appresteremo sicuramente a vivere una Vuelta di grandi battaglie. Quindi i corridori, la testa secondo me
non ne hanno ancora molto, sono diretti probabilmente da tecnici che vogliono spettacolo tutti i giorni, quindi sicuramente vedremo grande spettacolo e vedremo come finirà. Per rispondere, poi vado da Stefano, per rispondere all'amico da casa che ci ha scritto se è vero che i corridori della UAE hanno manubri più stretti. Oggi Riccardo ne avete parlato, effettivamente non ha visto male lo spettatore da casa, anche Ayuso, poi magari ci direte se ci sono, quali sono eventuali vantaggi nell'avere manubri un po' più stretti dopo la pubblicità, ma visto che tu hai parlato di affrontare in maniera razionale le corse nel cercare di diluire magari, andiamo proprio da chi del centellinare, insomma le forze diciamo della razionalità in corsa ha fatto un mantra. Stefano Giuliani, tu sei d'accordo, immagino, sposi pienamente. Io sono proprio irrazionale. Esatto. Io volevo andare proprio dalla nemesi. Allora può essere, ha detto così perché voi seguite molto più di me, quindi siete preparatissimi. Te si vai alle corse rispetto sì, a noi. Quindi può essere uno che passi meglio in mezzo al gruppo, perché il manubrio a volte si mette più stretto proprio per le volate. No, però sul fatto che, ecco, Luciano diceva, io Roglic avrei aspettato a fare una vittoria, e Venerbo avrei aspettato a fare. Io ho sempre fatto spettacolo sia da corridore come squadra, e quindi ci guadagna il ciclismo. Però giustamente, se vuoi vincere una Vuelta deve essere un attimino strategico. Non è che Indurain ha vinto 5 tour e non poteva vincere di più. Accontentava un po' tutti, proteggeva la squadra, alla fine sapeva, perché hanno sempre qualcosa in più i leader. Correre così in maniera spavalda, giustamente ti scopri, e poi nel gruppo tutti vogliono vincere. Molto probabilmente Roglic quanti anni ha? Roglic è una trentina, vero Riccardo? Roglic quanti anni ha? 31 mi sembra. Quindi magari ha fatto anche un ragionamento perché gli è andato male il tour, sai, cioè 32 anni, 1989, rinnovo dei contratti, magari ottobre 33. Non si sente come prima, intanto dice mi vingo una tappa e poi provo a vincere. No, su Roglic, se posso intervenire Stefano, lo posso ammettere questo, perché Roglic è sempre stato un corridore che è sempre andato fortissimo all'inizio, nelle prime due settimane, quindi la strategia di Roglic potrebbe essere quasi giusta, cioè io cerco di avvantaggiarmi il più possibile. Oppure fino ad arrivare alla tappa, perché il tour è stato fallimentare. Ma no, magari ne puoi vincere anche due, tre, riesco ad accumulare il più vantaggio possibile fino alla fine della seconda settimana. Nella terza settimana, se io ho il vantaggio di un minuto e mezzo, due minuti, con la squadra che ho riesco anche a gestirmi questa terza settimana, che secondo me per Roglic è sempre stato un po' indigesta, però alla fine riesco a vincerla, però devo guadagnare il più possibile nelle prime due settimane. Invece per Evenepoel, se io fossi stato in ammiraglia gli avrei detto ascolta, aspettiamo un attimo, cerchiamo di far fare la corsa ancora ai nostri avversari di squadra. E poi vediamo nella terza settimana, nella se tu c'hai la gamba, fai il numero. Il ciclismo un po' più controllato è così, però io, ecco, tu hai detto una versione, dico un'altra. Roglic viene confermato dalla Jumbo, non si sa. Quindi vincere una tappa alla Vuelta, comunque ancora un corridore appetibile, poi se ne vinci due o tre e vinci la classifica, tanto meglio. Perché a volte il corridore, quando non si sente sicuro, cerca di vincere il prima possibile. Evenepoel scalpita. Se non aveva il problema a Lombardia di quella caduta che gli ha pregiudicato l'inizio di carriera, non è facile un cavallo da corsa tenerlo fermo, quindi magari gli avranno detto pure stai calmo, però si è sentito talmente forte e molto probabilmente ha esagerato, tra virgolette. Io lo vedo un po' sotto un aspetto psicologico, si dovrebbe parlare con i corridori che cos'è successo veramente. Tatticamente c'hai ragione tu. Però tu, un ragazzo che doveva emergere subito, vede Pogačar che vola, vede. Dicevo, ha anche l'istinto di voler recuperare. È normale, cioè ce n'ha dentro talmente tanto, e molto probabilmente, anche se gli dice il direttore sportivo, non era i tempi nostri che Moser si diceva qua si tira e basta, e c'è un solo capitano. Molto probabilmente questi ragazzi sono un attimino un po' più spavaldi, hanno più libertà, e quindi uno ha 32 anni e si vuole assicurare, tra virgolette, la pagnotta. Ma è una mia idea, no? Proprio stravaganza. Stefano ha un contratto fino al 2025, Roglic.
E allora mi sono sbagliato, io sto dicendo la mia, può essere, non è che so tutte le cose. Evenepoel invece scalpita, perché da Lombardia lui è stato penalizzato, anzi lui tappa... contratto, e lui c'ha il contratto fino al 2026. Sì, non però è, Riccardo, no, psicologicamente parlo, uno che, che vede i suoi rivali, i talenti che vincono e lui che è lì che scalpita, non è... Ma voi l'avete vista la tappa oggi, scusate? No, io non l'ho visto, sincero. No, te sì, ma Luciano l'ha vista la tappa. No, non l'ho vista, Riccardo. E allora te lo spiego in tre parole. Sì. Evenepoel ha fatto il suo passo, non voleva fare niente. Lui è andato su tranquillo e è stato anche molto bravo, ti dirò, perché a un certo punto loro hanno preso la situazione in mano da lontano, perché hanno fatto lavorare Cavagnà, hanno fatto lavorare la squadra, oggi voleva vincere, sì. Questo sì, loro volevano vincere, questo sì, però a un certo punto quando gli è mancato tutto, qui vediamo lo scatto di Simon Yates, e qui praticamente se fosse stato come dici te, probabilmente Evenepoel gli sarebbe doveva andato andargli dietro. Invece no, è stato molto intelligente oggi, secondo me, Evenepoel, e ha dimostrato di avere una grande maturità in questo momento, perché poi dopo ha fatto sfogare gli altri, è andato in quinta, sesta posizione dietro tutti quelli buoni, non è che c'era lì Ciccino Davane, Rabottini, Giuliani e Magrini, c'erano tutti quelli buoni, e a un certo punto poi si è messo in testa a fare l'andatura, sì. E l'ha triturati, cioè non è che a un certo punto hanno cominciato a perdere le ruote, è rimasto lui e Mas, quindi non è che ha fatto un qualcosa. Sì, infatti è quello che dicevo io all'inizio, non è stato un vero e proprio attacco, è stata una progressione, in realtà non c'è stato mai un momento però in cui... come diceva Luciano rallenti, no Riccardo, se vuoi rallenti un attimo, non, perché devi fare la progressione, se perché, vuoi una strategia diversa, se vuoi una strategia diversa, dico, no? Perché voleva vincere oggi e allora ha vinto, sta a posto. Siamo no, non ha vinto, no, poi è arrivato secondo. Non è riuscito effettivamente a vincere perché Baina aveva accumulato comunque un vantaggio che gli ha permesso. Luciano dice, se vuoi vincere la Vuelta stai più nascosto possibile, sai che sei il più forte. Ma probabilmente, devo andare in pubblicità, sono sei minuti fuori, forse è quello che dicevo prima, probabilmente oggi si fa magari, si fa la grande azione e poi si gestisce dopo, non lo so, pensateci, torniamo tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo per questa sera. Prima della pubblicità, insomma, stavamo descrivendo l'azione molto bella oggi di Everepo. Ma torniamo sulla volata dell'Europa. No, scherzo, chiudiamola qua. Vabbè, ma siamo in tre che è giusto che ognuno la pensi certo perché no. Che trasmissione è, se si dice tutti la stessa no, cosa? No, assolutamente, io adesso potrei anche mettere la polemica della settimana che riguarda la Federciclismo, è lì proprio farei, no scherzo. Però vorrei ricordare a vosotros, visto che si parla spagnolo. No, a loro. Allora io vorrei ricordarvi che oggi era la prima tappa un pochino più impegnativa su una salita che non era così tremenda. Oggi ha giocato tanto anche l'acqua perché era già un po' di tempo che non prendevano la pioggia ai corridori e è stata caratterizzata anche da alcune cadute nella discesa prima della salita finale. C'era il gruppo in fila, c'è stata una caduta, insomma. È caduto anche il nostro Dario. È caduto anche Dario che era in fuga fra le altre cose, quindi poteva fare sicuramente meglio, ma un dato molto importante per avvalorare quello che i 100 euro, 10 euro che voleva scommettere che peraltro vorrei insomma sollevare tutti, alla fine ho anche dimenticato, non li ho mai giocati. Quindi no, però è fatto male perché è bene, effettivamente è venuto a questa Vuelta completamente diverso da quello che abbiamo visto precedentemente nelle corse di tre settimane. E vorrei ricordare anche che la fatidica terza settimana, per fare un passo indietro su quello che si diceva di Roglic, è molto meno dura rispetto al Tour e al Giro d'Italia, perché comunque fondamentalmente ci dovrebbe essere solo una tappa particolarmente impegnativa. E poi c'è una cronometro dove Evenepoel effettivamente può ammazzare il resto della compagnia, anche se Roglic va forte anche al cronometro, però Roglic ha un minuto e 40 se non sbaglio. Te lo controllo subito perché l'avevo anche segnato, ma qui sono tutti i fogli, la metà bianchi. Su Roglic ha 1:01. Ah, 1:01? Sì, allora forse mi ero sbagliato io. Comunque 1:01 di vantaggio non è poco su Roglic, su un percorso che si adatta molto a Evenepoel. E una cosa in più che vorrei dire, che l'ho detto anche in cronaca oggi, siccome sono curioso e vado a vedere un po' quello che fanno i corridori su Strava, abbiamo queste applicazioni che ci permettono di vedere anche quello che fanno. Lui ieri nella tappa dove sono andati, hanno messo 70 km per andare in fuga a una media stratosferica, e poi sia Stefano che Luciano lo sanno che alla Vuelta vanno fortissimo, soprattutto nelle tappe di quel genere, per cercare la fuga. Lui ha fatto una media di pedalate, e qui parlo al tecnico Stefano Giuliani, una media di pedalate di 91 pedalate al minuto, che vuol dire
con salite e discese, vuol dire una media che lui andava via frullando sempre molto in maniera molto leggera. E questo è significativo, perché proprio per dire che mi sembra che abbia un atteggiamento completamente diverso da quello che era l'Evenepoel, per dire, della Tirreno Adriatico, dove prese una stesa clamorosa su Carpegna, per dire. Quindi ha buone possibilità, ma la Vuelta è molto lunga ancora. Questa era la prima tappa impressionante come ritmo, come sempre è la Vuelta, però siamo alla prima tappa un po' dura. Hanno fatto tre giorni a parte la cronosquadre, però le altre due sono state due volate. Poi c'è stata una tappa bellina con la vittoria di Roglic, con un arrivo adattissimo a Roglic, che poteva anche evitare, sì, ma quando ti trovi lì, Luciano, quando ti ci trovi, lui non aveva fatto niente, perché non aveva fatto assolutamente niente, la squadra anzi non voleva nemmeno lavorare particolarmente a fondo. Poi l'ha vinta, perché quando poi arrivi lì sotto il traguardo c'è la gamba, vinci, e ha battuto Pedersen in cioè su quello strappettino lì, quindi non è che ha battuto. Tutto il resto è tutto da giocare, perché ci sono anche gli Ineos, per esempio con Sivakov che sta andando forte, ma c'hanno anche Rodriguez che va forte. Carapaz niente, fine delle trasmissioni, non credo che possa fare niente, ma ci sono ancora, come giustamente ricordavi, Hindley può ancora vincere questa Vuelta, per esempio, perché ha una formazione fortissima, oltretutto, e c'ha anche Ghita che è lì. Insomma, la Vuelta ha tutta da svilupparsi, e dire vince Evenepoel è un'intuizione, lo può fare perché è cambiato, è maturato secondo me, ma il dato di fatto, Stefano, 91 pedalate di media con la salita e le discese, è tanta roba, vuol dire andare via frullando bene, leggero, e quindi credo che sia un dato molto importante questo. Chi vuole rispondere? No, io volevo tornare un attimo, siccome il mio corridore preferito a questa Vuelta è De Venepoel, però io gli rimprovero la tattica di corsa sia sua che della Quick Step. Perché, Riccardo? Perché a prescindere, la Vuelta è lunga, come hai detto tu, sicuramente abbiamo visto ancora poco da questa Vuelta, però tu oggi ti sei scoperto e troppo, tu oggi hai fatto capire al gruppo che sei il più forte, tu hai fatto capire che a questa Vuelta hai un interesse, veramente tanto interesse a vincere questa edizione della Vuelta. Ecco perché ti dico, io l'avrei amministrato meglio, se fossi stato un direttore sportivo o un dirigente della Quick Step avrei detto aspettiamo un attimo, perché effettivamente adesso loro si ritrovano adesso leader di questa corsa, la devono controllare fino a Madrid questa corsa, anche se fra un giorno o due lasciano la maglia, non so a chi lo lascia, però effettivamente diventa complicata con un collettivo squadra che secondo me ho visto la squadra della Jumbo e la squadra della Quick Step. La Quick Step ha la Philippe, tirerà la Philippe. Oggi ha fatto un grande lavoro. Sì, però diciamo che poi in salita non so fino a che punto può essere utile, capito? E poi c'ha Cavagnà, c'ha Masnada, c'ha Serri, non ha un grande collettivo per controllare sulle grandi salite questa corsa a tappe. Invece la Jumbo, se fossero rimasti in testa o perlomeno se Evenepoel non avesse fatto questa azione odierna, secondo me la responsabilità della corsa l'avrebbero presa in modo più massiccio, perché hanno poi anche corridori più all'altezza di controllare, perché c'hanno Affini che in pianura potrebbe essere un grande treno, Dennis, Jessink, Kuss, Theo Nissen, hanno un collettivo che sul controllo della corsa
dà più garanzia, hanno più possibilità. Ecco di perché avrei un attimino aspettato, okay, a fare. Ma secondo me lì è stata anche un po', sai, vedi che Roglic non tiene le ruote, sai che il tuo avversario. Capito, però ha ragione Riccardo quando dice poi qui ci abbiamo visto niente fino adesso, ci mancano ancora, certo, ci manca ancora 15-16 tappe. È lungo arrivare a Madrid, ecco perché. Vuoi vedere che alla fine a Molar toccano sempre le maglie rosse che non vuole nessuno. Ieri si è presa quella che non voleva Roglic, magari nei prossimi giorni si prende quella che non vuole, che non vuole, so se il mio concetto può essere interessante, Riccardo. No, ma è giusto quello che dici, però purtroppo la corsa oggi, l'ho detto, secondo me lui sì, effettivamente andava per la tappa, perché probabilmente avevano deciso di provare a vincere. Secondo me aveva fatto un ragionamento, sai che noi abbiamo diversi collegamenti, Chozas, che noi conosciamo bene perché vinse anche una bella tappa al Giro d'Italia, quindi Edoardo Chozas è un commentatore di Eurosport. E mi è tornato il discorso che ha fatto prima, questo era prima, non dopo. Lui aveva pronosticato Evenepoel come vincitore di tappa, perché secondo lui oggi era una tappa che voleva testarsi, voleva provarsi in qualche maniera, perché fondamentalmente se non ti provi mai, Luciano, non lo puoi sapere cosa vai a fare. Se stai sempre sulle ruote, noi poi siamo sempre a criticare quelli che stanno sulle ruote, una volta che uno fa un'azione di questo genere, io lo sposo perfettamente quello che dici te. Della squadra sono convinto anch'io che sia più debole in salita, quello sicuro, però da queste immagini vedi, lui si è messo in testa, si vede, e a un certo punto ha cominciato qui addirittura c'è il buon Carapaz che era in difficoltà con Kuss, però insomma la squadra secondo me per la salita ce la lavora, perché c'è Hindley, c'è Kelderman e c'è Higuita, che loro tre saranno sempre là di sicuro anche quando ci saranno le salite più dure. E oggi lui si è messo in testa, guarda, qui era in testa, faceva la sua andatura e l'ha sfilati da ruota, non è scattato, andava su del suo passo con questo ritmo molto bello da vedere. Roglic è in quarta posizione, qui molla un attimo Sivakov e lui si ritrova con Mas da solo davanti. E a quel punto lì non ha chiesto un cambio a Mas, non gli ha chiesto un cambio, cioè ora se Roglic dopo la tappa ha detto non avevo le gambe giuste oggi, vuoi per la pioggia, tutto quello che vuoi, però una tappa secondo me non dice niente. E quello che dici te è vero, che ora la responsabilità di tenere in pugno la corsa, e la squadra non è che ci abbia uno squadrone, quello sicuro, però quando sei lì che c'è la gamba facile, che fai? Tiri indietro, secondo me no. A suo favore diciamo che gli arrivi in salita saranno tanti, quindi c'ha la possibilità assolutamente, se ha questa gamba tutti i giorni. Di Vuelta ne può vincere due, però peraltro vi faccio vedere a compagno di quello che diceva Stefano, vi faccio vedere, non so se ce l'ha Maurizio, il tweet proprio di Evenepoel, eccolo qua, molto contento della performance di oggi, davvero molto contento del lavoro straordinario da parte del supporto, da parte del team. E poi la seconda parte, Stefano dice: sono veramente orgoglioso di diventare il leader di un grande tour per la prima volta nella mia carriera. Non so se un po' conferma quello che dicevi prima, cioè nel senso che comunque sai, vedi tutti i tuoi avversari più o meno anagraficamente coetanei che stanno lì davanti. Se Pogačar ha vinto due tour, lui ha vinto San Sebastian, ha vinto la Liegi, però per come era pronosticato non vede l'ora di dimostrare che lui è allo stesso livello, quindi può essere emotivamente anche quello. Poi il fatto tecnicamente che va sul regolare, avete detto prima voi con Cobrelli, se gli faceva uno scatto in più lo staccava, evidentemente è una sua caratteristica che lui ti schianta da ruota e la
cosa peggiore che c'è, perché quando ti stacchi in progressione salti. Massa ha avuto una grande giornata, mi meraviglia il fatto che lui cadendo a Lombardia si sia spaventato, e se una giornata di pioggia ci sono state le cadute là a 91 pedalate, come dice Magro, perché Magro non vale, tu segui il ciclismo minuto per minuto, minuto per minuto, noi veniamo qua a fare un ripasso, quindi ne approfittano per ripassare, ti dobbiamo chiedere aiuto su noi, noi guardiamo gli ordini di arrivo e le classifiche, Riccardo, cioè, ma tu loro vengono qua per tu per sei ripassare. Il professore, il mito, quindi io adesso se dovessi fare la trasmissione dopodomani sono più preparato, però il fatto dei 91 diciamo 91 pedalate è una grande condizione. E la sua caratteristica è andare di progressione, forse molto probabilmente vedremo un Evenepoel che toglie da ruote tutti quanti in quelle tappe dove lui farà la differenza, e se viene fuori il motore che ha, l'ultima cronometro ci divertiremo. Cioè questa è una mia idea, ma devi conoscere i corridori, devi conoscere la psicologia. Io ho detto due cose, non sapevo che avevano il contratto, ma non c'entra, è giovane, scalpita, certo. E quando c'è la gamba, noi ciclisti, o di una volta... o di oggi, siamo ignoranti, a voglia di piano, se tu vedi uno in difficoltà tu acceleri, purtroppo questo, ma questo fa è parte, vero. Fa parte, certo. Non è un fatto del ciclismo, fatto dello sport, che fatto ti risparmi. Chi fa sport è abituato alla competizione, ma in dopo ogni caso. La goduria della bicicletta, che quando vai forte non senti la catena, il piacere di fare le salite, a me mi è capitato qualche volta, come diceva Mago, però mi è capitato fare il Pordoi col 53 e tu dici freni, che freni? Dove vuoi frenare? Quindi è da capire che lui vuole dimostrare subito che è all'altezza degli altri giovani. Vuole andare lì dove c'è il gota del ciclismo. E tu per farlo trovare un corridore che gli dici, come a volte dico io nel piccolo, mi ricordo Zurlo. Tampoco veniamo dal tuo piccolo. Sì, in Giappone volava, che avevamo fatto il Trentino, vado davanti, c'aveva un minuto e mezzo, guidava la bici, gli ho detto, oh, non butti la tappa, stati tranquillo, c'è un gruppettino di quattro corridori, perché devi staccare tutti quanti? Sto bene, non sento la catena. E allora gli ho detto, perdi la tappa e divertiti. Questa è un'altra filosofia, no? Si è voluto divertire, è saltata un giro dalla fine e non ha fatto niente. Allora, ci scrivono, secondo me voi siete troppo tattici, non io, ovviamente non si riferisce a me. Quando si può vincere, si vince nel ciclismo. Roglic è in fase calante e raccoglie quello che si può. Oggi la durata di un atleta è breve, si bruciano velocemente un solo grande giro all'anno, come Pogacar, altrimenti in pochi anni, ciao, ecco. Posso rispondere un attimo? Rapidissimamente, per farmi spiegare il fatto del manubrio. No, al telespettatore, io vorrei anche far presente che al Tour de France nella prima settimana abbiamo avuto veramente un grande Pogacar, che poi si è spento, però ecco perché tatticamente va gestito i grandi giri. Giustamente, chi ha una grande gamba, se può, vince, però il Tour de France ha insegnato molto che nel ciclismo per vincere poi una gara di 3 settimane devi gestire benissimo le 3 settimane, perché poi al Tour che cosa abbiamo visto? Il Pogacar eccezionale nella prima settimana, che oramai sembrava che il Tour fosse finito, e poi nelle ultime due abbiamo visto un Tour diverso, e probabilmente se gestito anche un po' meglio sarebbe stato diverso, anche se poi Vingegaard ha dimostrato veramente grandissima qualità. Quindi sono d'accordo, senso che è giusto anche che si faccia un discorso più generale ed astratto rispetto al traguardo finale, ma che un atleta di qualsiasi sport, di qualsiasi disciplina, quando vede vede la possibilità di vincere, lo faccia. Mi spieghi il fatto del manubrio un po' più piccolo, cioè più stretto, in realtà non più piccolo. Poi oggi abbiamo visto delle nuove mode nel ciclismo, e tutti quanti i manubri più stretti secondo me sono utilissimi per i corridori che devono andare a sprintare per poi entrare meglio, per avere più aerodinamicità. Anche se io ritengo che il manubrio classico, il manubrio anche leggermente più largo, è preferibile a uno scalatore, perché poi l'appoggio delle mani è più largo, quindi in salita dove non c'hai un grande ritmo
però hai bisogno anche di respirare in modo profondo, l'appoggio largo sia molto ma molto più interessante. E c'è da dire pure la stabilità, perché la mountain bike ci insegna, i manubri sono molto larghi perché la bicicletta è più stabile, più li stringi e più perdi, e poi si dice tante volte le cadute, se tu il manubrio è un pochino più largo hai un assetto più, come ti posso dire, più stabile, cioè il peso del corpo in una... se tu invece ce l'hai più stretto basta poco e vai per terra, certo, è una base in proiezione sul terreno molto più larga, a volte cioè, tante cadute dipende larga, pure vabbè. Dalla stabilità, però anche è vero che se le utilizzano ci sarà un motivo. Ma sì, perché ha detto posso? Sì. Allora, questa è una solita moda, siccome si sta parlando con un campione europeo di mountain bike che aveva inventato una ruota a 24 posteriore e quindi era un precursore in quel periodo, quindi mi riferisco a Stefano Giuliani. Se ti ricordi, Stefano, c'è stato un momento anche nel mountain bike che avevano privilegiato il manubrio più stretto, poi sono tornati i stradisti. Però quando poi... cadevi 2-3 volte ti rendevi conto della stabilità che ti dava il manubrio, quindi allora e ora è venuto fuori questa mania di alcuni, anche Evenepoel aveva inizialmente, se vi ricordate, anche le leve dei freni molto all'interno, ora è tornato un po' più sul tranquillo. Io oggi ho detto del manubrio più stretto di Ayuso, perché Ayuso a occhio così c'ha due spalle grandi, minimo da 44 se non di più, e avrà un 40 di manubrio, non lo so, mi sembrava a vederlo, e quindi secondo me non era molto corretto quel manubrio lì, però è una tendenza che hanno un po' tutti, cioè diversi corridori hanno, cioè secondo me è una moda. Poi secondo, sai, l'assetto in bicicletta, ragazzi, lo sapete anche voi, un millimetro di un millimetro fa la differenza, è un po' personale. Io ritengo che quel manubrio lì di Ayuso non sia proprio corretto, per quel motivo che diceva proprio Luciano, in salita l'appoggio un po' deve essere un po' più grande. Per esempio Aresman, l'altro corridore della DSM che sembra Hamilton, che sembra che spinga il carrello del grande magazzino quando è in bicicletta. Eccolo qua Ayuso, guarda Maurizio che ti ha beccato. Sì, ma infatti questo è un manubrio secondo me troppo piccolo per lui, però se lui si trova bene e se ci fai caso anche le leve sono un po' interne, se ci si trova bene lasciamolo fare, cioè ora non è quello lì che fa la differenza, un po' sì l'aerodinamica, un po' tante cose, però se uno si trova bene in quella maniera lì che vada, cioè, sono cambiate un po' anche se Luciano... Riccardo, lo sai una cosa? Io vedendo un po' i ciclisti in bicicletta, così mi metto a curiosare, ti devo dire la verità, li vedo in bicicletta tutti messi male. C'è un solo corridore che è messo perfetto ed è Pogačar. Ma lo sai perché? Perché lo sai chi lo mette in bicicletta a Pogačar? Ernesto Colnago, che ha un'esperienza, lui gli dice tu devi salire su questa bicicletta perché questa è tua. Invece adesso con la filosofia dei biomeccanici non ci mette aiuto. Hanno dato una confusione a queste mode sulle biciclette che fa paura. L'unico messo in bicicletta in modo perfetto è Pogačar, tu guardalo in bicicletta è perfetto, perché lì c'è la mano di un grande maestro, non di un biomeccanico. Solo lui, perché Ayuso abbiamo capito che non ce lo mette. No, è della assolutamente stessa squadra. Oh, c'è della polemica Jacopo qui però stasera, io te lo dico. Fatemela fare anche a me, io ho fatto solo il vigile urbano fino ad adesso e non sono entrato volutamente per ignoranza, ci mancherebbe, ci sarei entrato volentieri nella polemica, ma per ignoranza non mi permetto, e allora non posso fare altro che girare la discussione verso tematiche che ti attengono maggiormente. Quelle le hai viste le corse in Romania, sì, quelle sì, quelle c'eri. Come è andata? Ha vinto anche, non hai vinto? Sì. Ha vinto sì. Ma io per il progetto che abbiamo noi come Continental, oggi parlavo con Tebaldi, abbiamo fatto un calendario professional, a parte qualche gara
correndo con le World Tour, quindi è normale che delle gare tra virgolette inferiori ci sia più la facilità di poter gestire la squadra per vincere. È normale che pure certe gare che magari non sono così altisonanti, ci sono corridori di 32, 34, 28 anni che hanno corso nel World Tour, e quindi non è vero che non c'è nessuno. Oggi io parlavo con Carrera, con Alex, scambiavamo due parole. Oggi è difficile vincere in qualsiasi nazione, in qualsiasi gara, perché è un ciclismo esasperato. Quindi in cuor mio sono molto felice, perché questo è il quinto anno che si vince meno, perché la qualità è salita, perché le World Tour corrono dappertutto. Quindi se pensiamo a Sibiu di 3-4 anni fa, non partivano a World Tour, adesso partono le World Tour, per dire la Bora, ne cito uno. Abbiamo appena avuto l'invito della, prima volevo dire a Magro fuori onda, del Martini e del Eddy Peccioli, che è Pro Series, parteciperemo anche a quella gara. Allora, per riderci un po' sopra, l'organizzatore mi ha detto: porta la migliore squadra. Io questa squadra, cioè, questa ho, per riderci sopra. Allora, mi hai fatto venire in mente un film spettacolare, Miseria e nobiltà, quando dice i vestiti della festa, e gli fa Pasqua, Capodanno e Ferragosto, stesso vestito, cioè. Però sono contento, perché nonostante le difficoltà delle Continental riesci a fare un calendario internazionale, ripeto, il quinto anno, e comunque fare dei risultati a volte piazzate e portare poi questi ragazzi alla vittoria, è quello che a me mi gratifica, non è l'aspetto economico, perché non c'è paragone. Se noi dovremmo fare una proporzione del budget World Tour ad un budget professional, abbiamo vinto tutto noi. Io faccio la proporzione economica. Quindi, che vi devo dire, io sto cercando di portare avanti ancora questo progetto, perché la differenza qual è? Che di là si mette i manubri da 40, biciclette esasperati, cuscinetti in ceramica, e diciamo che mi diverto ancora, perché sono ragazzi come Dalla Valle, che negli ultimi due anni diciamo che aveva combinato un po' poco, e dove lavoro io? Sulla continuità e sulla pazienza di farle correre tanto, e chi vuole correre e emergere con noi sta dimostrando ogni anno che c'è la possibilità di rimettersi in gioco. Che poi il mercato è particolare, magari uno ha 24 anni, perché 23 anni un giorno è vecchio, è le mode, che dice pure Magro con i manubri, perché la stabilità di un manubrio deve essere larga, in proporzione anche al petto per la respirazione. Ma la cosa è certa, se si cade sempre di più, domandiamoci perché. Torno alla squadra. L'idea mia è di continuare con questo progetto. Devo ringraziare degli sponsor che sono anche amici, perché non sono periodi felici per tutto quello che è successo con la pandemia e con sta guerra, perché ha penalizzato tutte le aziende. Quindi adesso vai a un'azienda e chiedi la sponsorizzazione, che pagava una bolletta di 200.000 euro e ne paga 900, penso che lo sport sia diventato superfluo. La cosa che mi fa sperare è di tenere duro, perché credo che pure la politica si sta accorgendo che bisogna sostenere lo sport. Le grandi aziende non investono in Italia, perché ci sta provando Cassani e Cipolline ne parla bene. Io umilmente, oramai Magro è stato pure con me in squadra, Luciano mi conosce bene, è una vita che faccio, diciamo che sono un po' spregiudicato, perché non conviene fare le squadre, che sono solo problemi. La soddisfazione qual è? Una forte passione, credi in un progetto e dargli continuità. Non è semplice, ma queste due vittorie per me è come due tappe al Giro di Francia. Sì. È un secondo posto di Dima che ho avuto per 5 anni, e quello che dico ai ragazzi, una volta ci voleva 3 anni, leva Evenepoel, perché qua si sta parlando di fenomeni, Bogacar, quanti ce ne sono? 10 di fenomeni? Io sto portando avanti una scuola che può essere un'academy, che è una famiglia, si discute, può mancare qualcosa. Però sono molto felice quando trovi corridori che hanno voglia di mettersi in gioco e hanno voglia ad ascoltarti, come Dima, è il quinto anno,
grazie a Gabriele Di Francesco lo portò in Italia e faceva fatica. La Iguelia dopo quattro curve era staccato, non era una questione di forza, ma era una questione di tecnica, perché sono abituati a correre con 50 corridori e quando viene in Italia la Iguelia, che è veramente difficile correre, parti con 200 corridori. Questa costanza mi sta portando a qualche soddisfazione, speriamo di poterla ampliare. Si parlava di tutti i corridori che vanno con le Continental World Tour. Purtroppo il futuro sarà quello, perché Lucia ha fatto un disegno per bene. World Tour, donne World Tour, Continental World Tour, e correranno, perché facendo pure l'organizzatore Matteotti, se io devo invitare la F Continental o la Astana Continental con Nibali come il Giro di Sicilia, io invito la Astana Continental e magari ci vengo pure, non so come la vedete voi. Quindi grande soddisfazione, adesso facciamo il Giro di Romania, saremo su Eurosport, è una novità di quest'anno, perché questi paesi ci stanno guardando, perché dopo la partenza del Giro d'Italia dall'Ungheria, dalla Danimarca, eccetera, eccetera, si sta pensando a far partire il Giro d'Italia anche dalla Romania. La Grecia vuole fare la stessa cosa, quindi io sono all'estero da 5 anni, ma per cercare di attingere con delle aziende che magari hanno un, come ti posso dire, una visione diversa del ciclismo. Perché il paragone che ho fatto all'inizio, se io investo pochissimo e riesco a correre in Serie A, in Champion, non è che ci deve essere la vittoria per forza, perché sennò poi critichiamo delle squadre professional al Giro d'Italia, che è frustrante. Io ho fatto gli ultimi 2 anni con Cunego, con la Nippo, e vi dico che è frustrante. Che tattiche fai? Oggi i budget fanno le tattiche, qua stiamo a parlare solo di fenomeni, e il resto che fanno? Comparse. Quindi sto rivedendo pure il prossimo anno di fare lo stesso calendario, ma se non è possibile, e ringrazio tutti gli organizzatori, vuol dire che hai credibilità. A me mi ha chiamato, lo conosce l'organizzatore Sabatini? Certo. È del Toscana. Mi ha fatto piacere perché mi ha chiamato, molto probabilmente perché c'è qualche squadra mancante, perché dobbiamo essere onesti, ma io a Peccioli faccio la Champion, vinco, è difficilissimo. Deve piovere proprio, come succede, come grandinare. No, è difficilissimo, però ci sta pure che Stacchiotti, certo, ci ha vinto in Sicilia, certo, con le World Tour. Quindi io sono un sognatore, sono contento di quello che ho, sicuramente lo vorrei ampliare, ma molto probabilmente qui in Italia non abbiamo un progetto per aiutare i giovani. Parliamoci chiaro, i giovani vanno dove tecnicamente gli dai la Cervelo che va di moda. Io vedo i miei corridori, prendevamo le barrette che compriamo, che era il top, si dice che è il top, non voglio fare neanche il nome, hanno visto magari Bogacar, faccio a caso, Enervit o Evenpol con altro marchio, quindi vogliono quello. Ragazzi di oggi, bravissimi che corrono in bicicletta, perché è uno sport difficile. E molto probabilmente io adesso non lo farei il ciclista, tu lo faresti? No. Tu magro? No. Ecco, siamo d'accordo. Ecco. Beh, qual è il miglior spot per la trasmissione di ciclismo? Perché si fa veramente fatica. Quindi bravi, bravi, bravi. Però dall'altra parte, se non gli dai l'iPhone, non gli dai il wifi, e non gli dai i giga, e non gli dai la bicicletta che vogliono al top, o il calzino al top, questo non rende. Io sto cercando di fare sacrifici per dargli il top, ma non è sempre facile. Certo. Perché quando un'azienda di bici non sponsorizza più le squadre, e il settore giovanile fra 5 anni non ci saranno più bambini che corrono, andiamo a vedere dove andiamo a parare. Questa è la domanda, non è il problema Bogacar. Lo sport a alto livello, oggi parlavo con un signore, sport a alti livelli ci sarà sempre, non mi hai capito? Si va per quello e basta. Per quello, cioè, basta. Oggi parlavo con un signore che ha comprato i biglietti per Jovanotti, che poi non c'è andato perché era brutto tempo. Tu lo vai su internet, miliardi di numeri che pazzeschi scompaiono in un attimo. Quindi il grande evento funzionerà sempre, le grandi squadre lo stesso, ma la base non ci sarà più. Assolutamente. Niente. E quindi noi siamo ancora degli appassionati, che voi parlate di ciclismo, che noi facciamo le squadre Continental o le squadre di esordienti. Il problema è che tutti parlano, ma i fatti non lo fa nessuno. Il sottoscritto ha ricominciato 5 anni fa senza uno sponsor. E siccome mi fa credito Rabottini ogni tanto... Ah, beh, allora puoi andare... Quando vado a prendere 10 tubolari alla volta, mi ha detto, ma domani me li paghi contanti, perché vuol dire che il conto si è allungato. Va bene, va bene. Allora, ci fermiamo. Scusami, Jacopo, sì, poi ti fermi. Mi sembra che tu l'altro giorno, cioè ieri, quando mi sono abbastanza in ecco perché io avevo iniziato in quel modo la trasmissione, dicendoti con te parleremo di, perché non ci sono...
No, ma è il discorso che sta facendo Stefano. Io ieri l'ho detto avendo anche molti consensi, però poi dopo i consensi infatti te le metti sulle, sai, sugli zebedei, perché poi alla fine i fatti sono tutti bravi, ma quando vedi che ci sono squadre allievi esordienti a Livigno, ma a far che? A far cosa? Dove vogliamo andare? Cioè il problema è anche quello. Secondo me, Stefano, c'è anche questo da dire, poi mi taccio. Io ho fatto anche l'esempio di Moreno di Biase, perché sì, effettivamente sì, è un esempio, l'ho detto, virtuoso. Te Jacopo, mi hai ascoltato. Guarda caso, no? C'è sì, il suo corridore. È un esempio virtuoso. Ma ho fatto un esempio virtuoso, ma c'è, poi ci sono quelli che dicono, ma io faccio bene, bravi, continuate, ma l'80%... è tutto una ricerca di che non si sa, dell'iPad, se poi noi vogliamo una generazione, questo era un discorso che avevo già sentito in questa trasmissione, di obesi e di fenomeni con i pollici, perché sono bravi a fare i giochini alla PlayStation, ragazzi riflettete. Assolutamente. E vorrei concludere per ringraziare un attimo la Giotti Vittore, che è l'ex Mobilvetta che conosciamo tutti quanti, che mi manderebbe all'altro paese e non riesce a venirne fuori, perché questa è una realtà. È Piersante Savini della Savini, che è abruzzese ma è in Romania con l'azienda, che mi dice va bene così. Significa che grandi budget è difficile, perlomeno io ci proviamo tutti quanti, pure se ti capita, magari pure Luciano fa la squadra se c'è un grande budget, ma la cosa difficile è farlo con piccoli budget, quindi certo, io ne parlo, mi autosponsorizzo, ma meno male che mi date l'opportunità, perché poi dici parlo io è una vita che faccio squadre con tutte le difficoltà, dall'altra parte vedono il bello perché ti devi presentare bene, e quindi ci vorrebbe una comunicazione diversa che non ho ancora il coraggio di fare, di far vedere quando ti fai 1500 km che non trovi l'hotel e ti addormenti dentro la macchina. Chiarissimo. Questo capito? Reality ci vuole, quelli giusti. Puoi farlo, potresti farlo. Ma Questa è un'idea. Reality dall'interno della squadra di ciclismo. Penso che non l'abbia fatto quasi. No, nessuno. L'abbiamo fatto un po'. No, vabbè, l'avete fatto poco, però c'erano i catti. No, no, ma qua devi far vedere quando si lava le biciclette alle 5. Non come quando fischiavi. Bravo, tutto il contrario. Pubblicità, torniamo tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo, i tempi sono stretti e chiedo venia, ma ci siamo veramente appassionati e rincorsi in una discussione molto molto articolata, però do la buona serata in piattaforma sia ad Adriano Spinozzi che a Pierpaolo Addesi. Buonasera a tutti e due. Buonasera, buonasera, ciao a tutti. Ecco, anche Pierpaolo, che però credo che sia muto in questo momento, però magari tra un po' attiva l'audio. Comunque Adriano, buonasera. Eccoti Pierpaolo. Ti posso chiedere la cortesia di girare il device in maniera orizzontale in modo che ci sia il format televisivo? Perfetto. Ok, grazie mille. Adriano, vengo subito da te perché questo Nicolò Buratti ha fatto doppietta, ha vinto Capodarco, due giorni prima aveva vinto anche Poggiana. Se gli diamo la vuelta, vince anche quella? Può darsi pure. Innanzitutto, prima che inizi a raccontarci Capodarco, io ho letto il tuo commento sotto la nostra diretta Facebook, puoi dirlo te? Posso dirlo? Certo. Posso dire? Intanto saluto tutti, saluto Magrini, saluto Luciano Rabottini e a nome di tutta Capodarco vi ringraziamo per la possibilità che ci date per pubblicizzare il nostro evento, perché non è solo una gara ciclistica, il Gran Premio di Capodarco, Comunità di Capodarco è anche un evento e siamo stati trattati negli ultimi anni come evento. Quest'anno è stato un anno per noi molto importante, l'anno della ripartenza. Perché l'anno scorso abbiamo avuto le restrizioni Covid, senza pubblico a Capodarco. Come ben sapete, noi siamo abituati ad avere molto pubblico in questa gara dilettanti, anche se non è una gara dilettanti, secondo il mio punto di vista è una gara semiprofessionistica. È stato l'anno della ripartenza dopo l'anno di stop, l'anno scorso le restrizioni Covid, quest'anno abbiamo rivisto tantissimo pubblico sulle strade, lungomare Riporto San Giorgio è fermo e a Capodarco sul mitico muro abbiamo visto veramente tantissimo pubblico e noi come organizzatori con Gaetano Gazzoli, io e tutta Capodarco, tutta la comunità di Capodarco che organizziamo questo Gran Premio da diversi anni, arrivati al 50esimo, siamo veramente molto fieri. Poi abbiamo avuto un degno vincitore, come dicevi tu Jacopo, ha vinto due giorni prima l'internazionale di Poggiana, abbiamo avuto anche delle forti squadre quest'anno, secondo il mio punto di vista abbiamo avuto le squadre più forti negli ultimi 10 anni, abbiamo visto anche il gruppo AMA, la FDG, una squadra francese molto agguerrita, dove avevano come capitano questo Thompson che aveva vinto
quasi tutto il Giro della Val d'Aosta e partiva come favorito, è arrivato quarto, corso per vincere ma non c'è riuscito. E niente, ho sentito tutti i vostri commenti di Magrini riguardo la Vuelta, riguardo... voglio sapere, cioè tu devi... Sì, te lo dico. Così creiamo un altro problema, vai, che cos'è che hai scritto? No, quello che ho scritto io, ha scritto sì. Monzone alla guida della nazionale di ciclismo. Non è perché sono di parte, io l'ho avuto come direttore sportivo e secondo me è un ragazzo, Stefano Giuliani, che veramente merita molto più attenzioni. Io l'ho avuto per pochissimi anni alla cantina Tollo e posso garantire a tutti che lui trasmette una tranquillità ai ragazzi e riesce a, come si dice, a ricavare da qualsiasi atleta il massimo. Lui riesce a farsi dare il massimo. Io quel poco che l'ho avuto, per quello che l'ho conosciuto, è così. Poi è una persona fantastica. No, volevo dire che sentendo i vostri commenti mi ha fatto molto piacere sentire tanti nomi che sono adesso protagonisti alla Vuelta, gli europei naturalmente, che sono passati tutti, parecchi sono passati da capo d'arco, il nostro certo. Albolono. E quindi a noi ci fa molto piacere che nominate questi corridori. Oggi abbiamo visto Mark Padon in fuga, vincitore di un Gran Premio di Capodarco del 2017. E poi non so se l'avete rammentato, così lo dico a Riccardo, non so se avete rammentato Jan Hendley. Jan Hendley è 1:55, mi sembra in 11ª posizione, e ha vinto Capodarco, vabbè, come sanno tutti, nel 2016. E poi al Giro d'Italia è venuto fuori la terza settimana. Chissà che è la Vuelta non venga fuori, questa è una domanda che faccio un po' a tutti. Riccardo ha detto che la Bora ha velleità proprio perché possiede una squadra molto molto forte, però siccome Adriano abbiamo pochissimo tempo ti chiedo un commento rapidissimo sulla corsa che, come da tradizione, Capodarco ovviamente si è risolto sull'ultimo muro. Sì, nel penultimo passaggio sul muro si sono avvantaggiati questi sei corridori più forti, con Buratti c'era anche Marcellussi della Bardiani, poi c'era anche il secondo classificato De Pretto, che era molto favorito della Zarfe, la squadra che l'anno scorso ha vinto con Raccani, e poi c'era questo Thompson, il più forte in salita, secondo me è stato il più forte in salita. Lui preferisce salite molto più ripide come Val d'Aosta. Il muro di 200 metri impegnativo non gli è bastato, è arrivato quarto. Insieme a lui poi c'era Villa della formazione che vediamo che è arrivato nel quinta posizione, e sesto l'altro francese Maher. Questi erano i migliori sei che nel penultimo passaggio sono avvantaggiati, quindi una corsa combattuta, e secondo me anche quest'anno l'abbiamo vinto sotto questo punto di vista. I corridori hanno corso da professionisti tra virgolette, perché nei primi 50 chilometri sul lungomare non ci sono stati tentativi di fughe, erano da circa 20 anni che non assistevamo a questa cosa. Il gruppo compatto dopo 50 chilometri pianeggianti ha iniziato il circuito di Capodarco da ripetersi 8 volte, quindi è una corsa molto controllata dove alla fine sono venute fuori veramente i migliori. Ovviamente a questo punto, visti gli atleti che sono usciti da Capodarco, ci aspettiamo molto presto Buratti, ma non solo, anche De Pretto, ce le aspettiamo, insomma, ad altissimi livelli. Adriano, per chiudere, abbiamo visto, questo è Buratti, braccia alzate dopo due giorni dalla vittoria di Poggiana. Grandi numeri sulle strade, grandi numeri anche su chi vi ha seguito a distanza, sul web. Sì, abbiamo avuto la diretta web, grazie a tutti gli operatori, abbiamo avuto uno schermo gigante sulla salita, siamo da due anni che abbiamo fatto questa prova insieme a Gaetano, insieme al figlio di Gaetano, Simone, che saluto tra l'altro, gli faccio un grande in bocca al lupo di una buona ripresa, perché quest'anno ha avuto un incidente con la moto proprio 15 giorni prima del Gran Premio e è stato ricoverato in ospedale. Adesso sta meglio, niente, così basta. Dicevamo, grandi numeri anche sul web, ed è obiettivamente una cosa che ripeterete anche nel prossimo futuro. Sì, senz'altro. C'è la possibilità che diventi più digitale, ma queste persone per strada le vedremo sempre, ho la vaga impressione.
Sì, perché noi abbiamo la fortuna di avere il mare è molto vicino, con tantissimi campeggi. Considera che sul lungomare tra Rito di Fermo e Porto San Giorgio ci sono una decina di campeggi, ogni campeggio ospita almeno 1500 persone. Io giro col motorino insieme a Gaetano durante, poco prima che arriva la corsa, giriamo sul lungomare, vediamo che tutti ci chiedono la corsa, a che ora parte, a che ora parte la corsa, il libricino, quindi anche i turisti che vengono lì. Sì, sono appassionati di ciclismo, ma non tutti sono appassionati di ciclismo, certo. Vengono per vedere l'evento, perché poi tra l'altro noi sulla salita abbiamo dei punti ristoro, facciamo la festa, ci sono balli con complessi musicali, e due giorni prima iniziamo con le scritte sulla salita, chiudiamo la strada, facciamo le scritte, anche lì è una festa perché tutto il paese si coinvolge a scrivere i nomi dei corridori che poi saranno protagonisti il 16 agosto. Ecco, quindi questo è il Gran Premio Capodarco, non siamo RCS, non siamo, noi siamo un gruppo di amici che organizziamo una gara che purtroppo è diventata semiprofessionistica. Abbiamo anche noi dei controlli per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo effettuato diversi tavoli tecnici in questura e siamo stati trattati come una tappa del Giro d'Italia. Però ecco, noi non siamo Gazzetta dello Sport che organizziamo, non abbiamo uffici, siamo io, Gaetano, insieme a tutta la popolazione di Capodarco, la comunità, ci stringiamo attorno e facciamo questa cosa. Spino! Oh, Riccardo! Guarda che Ruben Thompson, quel neozelandese, sai che passa professionista l'anno prossimo, sai, no? Ha già firmato? Ha già il contratto con Groupama insieme a altri suoi 3-4 corridori. Sì, proprio oggi infatti ho messaggiato con lui tramite Facebook, abbiamo messaggiato perché gli dobbiamo, pensa che lui ha detto che la nostra gara, ha fatto una intervista sui televisiva, ha detto che lui la nostra gara è la gara più importante che ha partecipato da dilettante in tutto il mondo dove ha corso. Ecco, quindi a noi ci fa molto piacere, adesso noi mandiamo tutte le nostre brochure, tutte le nostre video, tutta la nostra documentazione, certo, certo, della storia di Capodarco. Luciano, niente, rapidissimamente sì, concludiamo dicendo veramente bravi agli amici di Capodarco che oramai da 50 anni hanno questo grande gioiello organizzativo. Vi faccio i complimenti e vi dico anche che ho avuto l'onore di poter partecipare come atleta nei primi anni della manifestazione, ma soprattutto poi ho seguito molto da vicino le edizioni più recenti. E vi faccio i complimenti perché ogni qualvolta che sono arrivato a Capodarco a vedere la manifestazione ho rincontrato tantissimi amici che non rivedevo da decenni, amici dalla Toscana, amici dalla Lombardia, dal Veneto, ex ciclisti, ex dirigenti. Capodarco è il momento d'incontro, di rivedersi con gli amici del passato, certo. Quindi è un evento dove vado volentieri a seguire. Quest'anno non sono venuto, però ogni qualvolta che sono venuto veramente è stato giornate di grande emozione perché mi sono rincontrato con gli amici del passato. Bello, sì, bello. Infatti la nostra gara infatti è denominata Gran Premio Capodarco, oltre alla festa c'è anche il, come si dice, il momento sociale, no? Con la comunità, certo, di Capodarco, quindi forse sarà anche sotto questo aspetto perché le persone vengono a trovarci, anche la comunità di Capodarco si occupa di sociale con Domenico Albanesi, sempre presente, sempre vicino alla nostra corsa. Grazie Adriano, grazie a voi. Un abbraccio a tutti gli amici di Capodarco. A voi. Che cosa volevi dire? Sono i secondi contati. Volevo ringraziare, okay, un atleta che ho avuto quanti anni fa? 1996. E quindi storia, se fosse un secolo fa. No, però queste sono le cose, la molla che mi fa continuare, perché dopo tanti anni tutti i ragazzi che ho avuto mi hanno sempre considerato, e questa energia che mi danno e io continuo. Perfetto, grazie Adriano, grazie a tutti gli amici di Capodarco. Andiamo da Pierpaolo Addesi, perché Pierpaolo 27-28 ci siamo, dopo domani iniziano i campionati italiani di paraciclismo strada e cronometro ad Avezzano, nella Marsica, nella nostra regione. Ecco qua la conferenza di presentazione. Sì, iniziano. Intanto buonasera a tutti. Prima c'era l'audio disattivato, ho salutato la fine.
Iniziano questi campionati italiani, tanto lavoro dietro, però siamo quasi all'arrivo, quindi ecco, meno male perché non ne posso più. Immagino che ci sia stato un grandissimo lavoro dietro. Sì, esco da un periodo anche di impegno con la nazionale, quindi sono tornato dal Canada, è stato diciamo un lavorare continuo di nuovo, quindi ecco, sono un po' cotto, come si dice, però dai, ce l'abbiamo fatta sicuramente. Spero che il tempo assista, perché le previsioni non sono proprio dalla nostra parte, e niente, aspettiamo domani, inizieranno già i primi arrivi con le prime verifiche licenze, e da sabato si dà il via con la cronometro e domenica la gara in linea. Peraltro in una parte della nostra regione la Marsica molto molto bella, che si presta ad un campionato italiano. Sì, io quando ho fatto il primo sopralluogo per il circuito ho notato subito questa cosa, che non ci sono salite importanti, non è proprio pianeggiante, quindi proprio la via di mezzo, quello che serve un po' a noi per andare bene a tutte le categorie. E quindi devo dire che poi Avezzano ha risposto alla grande, c'è un grande sostegno da parte del GAL, della Marsica, del comune di Avezzano, quindi ecco, tanti amici che mi stanno aiutando, perché naturalmente sembro io che organizzo, ma in realtà il lavoro grande forse è chi sta dietro le quinte, quindi ringrazio tutti anche pubblicamente. Pierpaolo, anche grazie alla tua figura, è inutile girarci intorno, la nostra regione da un po' di anni ha un rapporto speciale con il mondo del paraciclismo. Sì, tu come ben sai, io oltre ad essere atleta, adesso non sono più atleta, però comunque ho cercato sempre di organizzare ritiri con la nazionale. Questa è già la seconda volta che organizzo un campionato italiano, c'è stata la prova a cronometro, solo cronometro, a Francavilla nel 2018, quindi cercato sempre di portare i miei compagni di squadra, la mia nazionale, nella mia regione, perché comunque credo che al di là della gesta sportiva ci sia anche un grande messaggio sociale, quindi sai bene anche le nostre iniziative all'interno delle scuole, e questa cosa mi fa andare avanti e credo che non finirà mai, ecco, di portare queste testimonianze. 27 e 28 dunque, sabato e domenica, i campionati italiani di paraciclismo, strada e cronometro, assolutamente da non perdere, in bocca al lupo, buon lavoro, anche se immagino sei cotto veramente, Pierpaolo, sei stanco, ma hai fatto veramente un grandissimo lavoro e noi ne ringraziamo per questo. Grazie Pierpaolo, in bocca al lupo. No, grazie a voi, grazie all'invito, buonasera a tutti, anche agli ospiti che ci sono in linea, e grazie a Luciano. E un abbraccio grande a Stefano, che l'avrei voluto proprio tanto come direttore sportivo anch'io, e lui lo sa. Mamma mia, stasera hai fatto il grazie pieno, Stasera hai fatto, vedi? E poi però quando ti chiamiamo sei sempre un po' regnante. Polemico. Sei sempre un po', non lo so, se ci sono, se non ci sono. Ma non è, no, sto scherzando. Prima hai parlato della molla che ti fa continuare. È, io ti potrei parlare della roncola che mi sta per far finire questa trasmissione, perché già mi hanno cominciato a scrivere dalla regia. Maurizio, ci sono appuntamenti, eccoli qua, i campionati italiani di ciclismo paralimpico su strada 2022, 27 e 28 agosto, assolutamente da non perdere, questi sono gli appuntamenti. Prima hai parlato di Pro Tour femminile, facciamo due in bocca al lupo. Innanzitutto al nostro Giulio, che ha chiesto la mano della futura moglie sul palco del Jova Beach Party, e quindi gli mandiamo un augurio e complimenti, e in bocca al lupo alla nostra Gaia Realini, perché hai parlato di Pro Tour femminile, andrà alla Trek Segafredo, la squadra di Giulio e Dario in versione femminile, in bocca al lupo anche alla nostra Gaia Realini. Ci siamo, abbiamo concluso, grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Grazie Stefano. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Dire giovedì prossimo, ma presto. Ciao a tutti, Pierpaolo, Adriano e ciao Riccardo, buona vuelta. Grazie. Ciao. Grazie, buona serata, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Maurizio Daguin, regia, ho fatto tardi non tantissimo, ci vediamo tra 7 giorni alle 21 su TV6, canale 13 del Digitale Terrestre, buonanotte.